Carissimi telespettatori, buongiorno, buon sabato e ben ritrovati per una nuova puntata di Verso Betania. Anche questa mattina un ospite ci aiuterà un po' ad allargare lo sguardo sulle cose del mondo. Racconteremo la seconda parte di quello che ci eravamo promessi di ridirci già sabato scorso dell'inaugurazione di questo campetto ad otto nella parrocchia di Santa Maria la Nova e poi andremo a vedere come sta il Santo Padre che l'altro giorno è stato dimesso dall'ospedale. Tutto questo subito dopo la sigla. Ed eccoci ancora qui insieme, ancora una buona giornata, questo sabato assolato di luglio. Noi ci facciamo compagnia e proviamo, come dicevo nell'introdurla, questa nuova puntata di Verso Betania a dare uno sguardo attorno a noi, magari un po' più lontano dal nostro naso per capire cosa sta succedendo nel mondo. E però per cominciare io direi di andare a vedere come sta il Santo Padre, che anche questa volta insomma ha superato bene questo momento di fatica fisica. Leggevo questa mattina che il dottore che l'ha operato ha detto adesso, dopo questo secondo intervento, il Papa sarà me molto meglio di prima e potrà fare ancora tantissime cose. Già ne fa tante, immaginiamoci cosa sarà pronto a fare, anche perché lui ha già in programma alcuni viaggi importanti, tra cui quello che farà in agosto a Lisbona e Portogallo per incontrare i giovani di tutto il mondo. Allora io direi che di ascoltare un attimo cosa ha detto TV 2000 sul Papa che rientra a casa dall'ospedale. Papa Francesco ha lasciato stamani, attorno alle 8:45, il Policlinico Gemelli di Roma, nel quale era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad un'operazione all'addome. Tra gli applausi e tanti telefonini alzati per immortalare l'evento, il Papa, uscito in carrozzina, non si è risparmiato e si è fermato a parlare con giornalisti e ha contraccambiato benedicendo la folla. «Sono vivo», ha detto. «Il Papa sta bene, l'avete visto? Ci avete parlato? Deve fare la convalescenza come tutti ci siamo raccomandati. Si recherà a Santa Marta, ma ha già ripreso il lavoro». Sono le parole del professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il pontefice, ai cronisti che erano al Gemelli per attendere la sua uscita. Poco prima delle 9, il Papa si è recato a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani. Ed è sempre bella vedere questa immagine del Papa che prima dei suoi viaggi, al ritorno dei suoi viaggi, o come in questo caso, al ritorno dall'ospedale, si reca a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Vergine Maria e venerarla in questa immagine tanto cara ai romani e non solo ai romani. Però, come sempre, il Papa, insomma, in ospedale non è stato proprio fermo, ha continuato a lavorare. Abbiamo ascoltato in questi giorni che ha letto, ha scritto cose. E tra le altre cose, come sempre, quando è in ospedale non manca una sua visita ai più piccoli. Lui è andato nel reparto oncologico dei bambini, che è molto vicino alla stanza nella quale lui ha vissuto la sua degenza, e come sempre ha portato gioia e credo che abbia preso anche tanta forza da questi bambini. Ma poi, uscendo dall'ospedale, non si è fatto mancare una battuta con i giornalisti. Come sta, senta una parola per le vittime del Mugello? Devo fare dalla spalla mia. Occhio, 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 occhio.
proprio come uno di noi scende dall'ospedale, sa che tante persone hanno pregato per lui, sa anche in che modo i giornalisti seguono le vicende della sua vita e quindi non ha fatto mancare questo piccolo e simpatico incontro, quasi per ringraziare tutte le persone che si preoccupano della sua salute. E come l'ha detto anche l'altra volta, la prima espressione che gli è venuta fuori dalla bocca è quella di dire: sono ancora vivo. E quindi questo suo desiderio di vivere, questo suo desiderio di, ecco, portare avanti anche la sua missione. E intanto questa settimana non sono successe solo cose belle, ecco, nel mondo come al solito le tragedie non mancano e la cosa più triste è che ancora una volta abbiamo dovuto assistere alla morte di tanti innocenti. Nel mare non molto lontano da noi, nel mar della Grecia, un barcone carico di profughi, se ne contano circa 600, non riusciamo ancora adesso invece a contare quanti ne siano morti. Le immagini faranno vedere un numero esagerato di persone stipate all'esterno dell'imbarcazione, ma si dice che nella stiva c'erano ammassati circa altre 100 persone, di cui molti di questi erano bambini. Tra le cose brutte che accadono anche in queste situazioni poi ci sono le storie belle, perché due fratelli sono riusciti a incontrarsi dopo il naufragio, cioè uno dei fratelli che era già in Grecia e che aspettava sto fratello ritornare, a un certo punto, ecco, noi vediamo adesso le immagini di questo barcone stracarico, e ripeto, in quella stiva c'erano circa 100 bambini, adesso dobbiamo capire, no, poi come tutto è stridente anche rispetto a una barca che sarà uno yacht, quello che abbiamo visto, ecco appunto, no? Poi qualcuno dice che questi qua in Europa vengono a fare la villeggiatura la vengono a fare le persone che hanno uno yacht del genere. Arrivare in un barcone in quello stato significa che si scappa da qualcuno e da qualcosa, però come dicevo, questi due fratelli si sono incontrati perché, grazie a Dio, sono sopravvissuti a questa tragedia. Vediamo un attimo le immagini. تعرف وين ممكن نحن ممكن ندور عليه؟ نحن وراك معك. وراك. سوري. How old is he? How old is he? I now is 18 year. 18 year. I in Libya almost 2 year. Yeah. How do you feel? Sorry. Thank you. Ecco, per questo naufragio, dove ancora non si contano i morti, la Grecia ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Molte associazioni, tra cui anche la Caritas, chiede un lutto internazionale, cioè vorrebbero che ci fosse un lutto in tutte le nazioni d'Europa per questo naufragio, anche perché appunto magari chi ci ascolta non ha seguito questa vicenda. Questa imbarcazione, come accaduto anche altre volte, come è successo anche sulle coste calabre qualche mese fa, questa imbarcazione era stata avvistata molte ore prima, era stata avvistata, fotografata, filmata, avvicinata, ma le autorità politiche non hanno ritenuto opportuno intervenire subito e quindi poi le condizioni del mare sono cambiate, la barca ha iniziato a caricare acqua e la gente è morta. Quindi non è che è morta perché si sono messi su un barcone così, non sono stati avvistati. Purtroppo, qual è la nostra responsabilità? Appunto, la nostra responsabilità è quella che nel momento in cui un barcone come questo viene avvistato, sicuramente deve essere anche soccorso, cosa che ancora una volta non abbiamo fatto, E quindi c'è chi ha chiesto appunto il lutto internazionale. Anche questi giorni si è discusso molto anche in Italia quando e come dare un lutto nazionale per la morte di chi. Ecco, io credo che realmente tanti morti, una tragedia del genere, appunto chieda un lutto internazionale. Allora, detto ciò, andiamo un attimo a capire se con noi c'è un padre comboniano, padre Filippo, e con lui non solo parliamo di questa tragedia, ma apriamo anche una finestra su un'altra parte del mondo, ahimè, del tutto dimenticata.
Ecco, padre Filippo, o meglio, come lo chiamiamo noi amici, padre Filo è qui collegato con noi. Ciao padre Filo, come stai? Buongiorno a voi, sto molto bene, scusate il disguido. Tranquillo. Allora, io questa mattina ho avuto il desiderio di averti in puntata perché, come detto anche ai nostri telespettatori, allarghiamo un po' lo sguardo sulle realtà del mondo. Sicuramente questa tragedia dell'altro giorno, padre Filo, nel mare della Grecia, 600 naufraghi, questo barcone che va giù, un barcone diciamo che era stato già avvistato molte ore prima, c'era tutto il tempo per soccorrere. Un barcone che abbiamo visto affollatissimo nella parte esterna, ma sappiamo che nella stiva c'erano più di 100 persone, di cui molti bambini. Adesso stiamo a fare la conta dei morti, come è successo qualche mese fa a Cutro, qui in Italia. Ma che cosa ha perso questa gente? Cioè, abbiamo perso proprio l'umanità di fronte a questi profughi, a questi pellegrini che scappano, no? Come tu ben sai, da tante nazioni, posti dove la vita è realmente difficile. Beh, innanzitutto grazie a voi che volete fare luce su queste che sono le vere notizie e sono le tragedie, le stragi dell'Europa stessa che con la sua responsabilità non soccorre i migranti nel Mediterraneo, davvero li lascia alla deriva. Questo deve essere un pugno forte alle nostre coscienze. Quello che per me è terribile è che nonostante queste tragedie si ripetano, da quella di Cutro adesso a questa del Peloponneso, con davvero numeri molto alti di morti, di dispersi, qui si parla di 600 dispersi, già 78 corpi ritrovati. Ecco, quello che è drammatico è che invece di reagire con misure che vadano incontro proprio a cercare di evitare queste stragi, si sta facendo il contrario, cioè l'Europa è ferma, l'Europa pensa solo a militarizzare le frontiere, attraverso Frontex a controllare sempre di più attraverso dispositivi sempre più sofisticati le frontiere, a respingere, a chiudersi nella fortezza Europa. Ecco, e anche l'Italia con il decreto 50 del 2023, che mi vergogno a chiamarlo Cutro, perché Cutro doveva essere quella strage che ci permetteva di cambiare, di dare una svolta alle nostre politiche di accoglienza, cominciare a creare canali regolari di protezione e di accoglienza. E poi doveva essere anche l'occasione per ripristinare nel mare Mediterraneo un'operazione europea di soccorso, come è stata Mare Nostrum. E invece si vuole attaccare l'accoglienza, si è limitata e indebolita la protezione speciale, ecco, e davvero non si risponde a questa urgenza che c'è nel mar Mediterraneo, padre e Filo, poi alle frontiere. Padre Filo, uno degli ultimi, diciamo così, dialoghi che ha provato a mettere su la Meloni insieme alla von der Leyen, insieme al governo europeo, è questo viaggio che hanno fatto in Tunisia, come al solito con delle letture molto diverse, no? Perché quando sono ritornati qui a casa sia la von der Leyen che la Meloni sembrava che avessero portato a casa una vittoria, no? Cioè un patto un po' più insomma, decente circa le partenze, l'accoglienza e giù di lì. Poi intervistato invece il Presidente della Tunisia ha detto no, non vogliamo, cioè non ci stiamo, no, a queste proposte che sono venute dall'Europa, anche perché non vogliamo rendere la Tunisia un grande campo di concentramento, no? Perché a volte noi dovremmo iniziare anche a dare dei nomi diversi alle cose, perché la gente che vive in questi campi profughi, in questi luoghi di detenzione, lo diciamo, no? Detenzione, perché nessuno sceglie liberamente di stare in questi luoghi, e questo della Tunisia ha detto di no. Quindi ancora una volta ci sono anche delle letture, come dire, no? O delle narrazioni che veramente prendono in giro gli europei, gli italiani, su questo tema dell'immigrazione. Assolutamente sì. Il presidente tunisino non ha voluto, diciamo, cadere nel ricatto dell'Europa. Sostanzialmente i viaggi continui a Tunisi della Meloni, della von der Leyen, sono quelli di cercare di continuare a esternalizzare le frontiere dell'Europa, cioè in soldoni noi vi finanziamo,
vi diamo risorse, permettiamo anche il famoso prestito del Fondo Monetario Internazionale di 1,9 miliardi di dollari, in modo tale da sostenere il paese, l'economia che è al collasso della Tunisia. In cambio voi tenete i migranti, perché la maggior parte stanno partendo proprio dalla Tunisia, dalla seconda città che è Sfax. Ecco, quindi il presidente tunisino, che tra l'altro sta azzerando anche quelli che sono poi i controlli democratici nel suo paese, sta sempre di più rendendosi un despota, non è voluto cadere in questo ricatto. Questa è l'altra vera questione, padre Filo, che poi fondamentalmente diamo i soldi, come hai detto tu, esternalizziamo le nostre frontiere, ma poi non chiediamo in cambio nessuna garanzia di umanità nel trattamento di questi profughi. L'altro grande tema, vabbè, noi anche settimana scorsa, in un'occasione diversa, ma sempre qui sul nostro canale Teleclebità, abbiamo parlato anche di Siria, abbiamo parlato di Iran, quello che succede è che viene sempre poco raccontato. Però, secondo me, l'altra grande tragedia che in questi giorni è poco raccontato è ciò che è successo in Sudan. Adesso, voi che io ci sono stato a gennaio, quindi un po' del mio cuore è rimasto anche legato alle persone che ho conosciuto in questo mio viaggio, compreso insomma alcuni tuoi amici comboniani. Però, padre Filo, ma realmente, per carità, io credo che la guerra in Ucraina abbia il suo peso in questo momento sulla scacchiera internazionale, ma com'è possibile che dopo uno o due giorni massimo in cui abbiamo raccontato quello che è iniziato nel Sudan, come al solito adesso sul Sudan c'è un silenzio assurdo, e noi sappiamo in questi giorni cosa sta accadendo in Sudan? Grazie infatti di parlarne di questo, è veramente vergognoso, perché ne abbiamo parlato nel momento in cui è scoppiato il conflitto il 15 aprile di quest'anno e poi sono stati evacuati gli occidentali. Dopodiché sembra che gli altri non interessino, diciamo la verità, queste persone, questi popoli che hanno un'altra pelle e che non contano sullo scacchiere internazionale non interessano, perché quando si trattava dei profughi invece dell'Ucraina ci siamo dati da fare, ne abbiamo accolti 170.000 in Italia, 2 milioni in Polonia, 1,5 milioni in Ungheria, e questi ci siamo dati da fare e abbiamo fatto un'accoglienza straordinaria, doverosa. Ma non e solo, c'è altri... anche una diplomazia quasi ferma, perché appunto, come dicevi tu, la maggior parte delle ambasciate hanno lasciato il Sudan, hanno lasciato Khartoum, ormai non c'è più nessuno, credo, tranne qualche missionario che è rimasto a dare una mano. Ma l'altra cosa, appunto, no, a volte, padre Filo, diciamo la verità, anche noi come Chiesa qualcosa a volte lo raccontiamo di più, qualcosa lo raccontiamo di meno. E anche questo non ci fa tanto tanto onore, perché a volte è come se anche noi seguissimo un po', no, le notizie anche sui nostri social, sulle nostre reti un po', diciamo, più marcatamente cristiane. Ma anche noi non stiamo raccontando. Io grazie a te leggo la mattina questa rassegna stampa che tu fai a me, credo a tutti i tuoi amici, su tante situazioni. Non ci dimentichiamo, io sono rimasto, per esempio mio padre è adulto, è anziano, fa uso dell'insulina, no? Allora lui ha il suo astuccio, il frigorifero, quando andiamo in giro si porta una borsetta, ma sapere che in questo momento, col caldo che fa in Sudan, senza corrente, senza acqua, c'è gente che addirittura muore perché non può fare l'insulina. Sì, è veramente, la situazione è drammatica, ripeto, grazie che la raccontiamo, sono pochi che la raccontano, devo dire che sono pochi anche gli esponenti di Chiesa che la raccontano, che pregano per questo popolo. È doveroso ricordare che Papa Francesco lo fa sempre e lo porta veramente nel cuore, ecco, queste tragedie dimenticate. Oggi la situazione è drammatica non solo in capitale a Khartoum, ma anche nella parte occidentale del paese, in quel Darfur che era già stato martoriato nel 2003-2004, ma ancora oggi, ecco, è nel caos. In questi giorni è stato rapito e poi ucciso il governatore del Darfur occidentale, cioè siamo a questi livelli. Quello che è nato come un conflitto tra due grandi capi dell'esercito, il generale Al-Burhan, che è il comandante del Consiglio Sovrano, che ha sotto di lui le forze regolari dell'esercito, e invece il capo dei paramilitari, Emeti Dangalo, ecco, era iniziato come scontro di potere tra due fazioni dell'esercito, oggi in Darfur sta diventando guerra civile, anche perché sono riscoppiate nel caos antiche frizioni tra i vari gruppi etnici della zona. Ecco, senza dimenticarci, come ci ricordavi tu, che Darfur poi è una piaga ormai aperta da anni nel Sudan, no? Per tutto ciò che succede in questa parte del paese. Padre Filo, io ti devo ringraziare, il nostro tempo è finito, sono veramente grato perché
A me personalmente queste finestre me le apri tutti i giorni mandandomi messaggi, no, aggiornamenti su quello che succede nel mondo. Normalmente comincia così la mia giornata. Io sono, almeno uno ci può un po' pregare, ne può parlare appunto, no, in una trasmissione come questa, anche con le persone con le quali ci incontriamo, cioè il nostro apostolato. Giusto per non voltarci proprio da un'altra parte. Io credo che già pensare, no, già avere nel cuore queste situazioni per noi è importante. E poi magari avremo modo, tanto tu sei a Castelvolturno con i Comboniani, fai un lavoro bellissimo a quattro passi da noi, dove spesso, insomma, anche se Castelvolturno è qui in Italia, a quattro passi da noi, ma ci sono delle situazioni che a volte realmente, no, non invidiano per nulla quelli che sono paesi, io lo dico così, no, del terzo mondo, per quello che accade a volte anche nelle nostre periferie. Grazie allora, grazie a voi, buon cammino e buon lavoro. Grazie a te Filo, grazie. Bene, noi andiamo in pubblicità, ritorniamo tra qualche minuto qui a Verso Betania. Approfondiamo insieme le notizie del giorno per capire che cosa accade nella nostra regione. Ed eccoci ancora qui a Verso Betania a raccontare questa volta la storia della parrocchia di Santa Maria la Nova d'Aversa. Domenica, sabato scorso abbiamo avuto qui in puntata con noi il parroco, Don Domenico Pezzella, che ci raccontava di questa inaugurazione di un campetto ad otto in questa chiesa di periferia d'Aversa. In settimana c'è stata l'inaugurazione e ci sono stati degli ospiti veramente importanti. Allora io direi un po' alla volta di ascoltare innanzitutto Don Domenico cosa ha rilasciato ai nostri microfoni proprio il pomeriggio dell'inaugurazione. È un sogno condiviso il nostro, quello di ridonare questo spazio ai ragazzi, ai bambini e ai giovani della nostra comunità, che già ha abitato per decenni gli spazi e i locali di questa comunità parrocchiale, e oggi questa nuova struttura potrà aiutarci ancora di più attraverso lo sport di aggregazione, il calcio, a fare squadra insieme a tutti i ragazzi del territorio. Vogliamo sempre di più che la comunità parrocchiale e l'oratorio diventino casa accogliente per tutti. Ma come ci aveva ricordato Don Domenico la settimana scorsa, questo campetto, grazie a Dio, è stato realizzato con l'aiuto di un'associazione dei fratelli Cannavaro. Allora andiamo a vedere, no? Perché c'era anche uno dei fratelli Cannavaro, che cosa ha detto ai nostri microfoni. Noi siamo ricchi e pieni di spazi per i ragazzi, purtroppo però lasciano il tempo che trovano e lasciano un po' a desiderare anche per un abbandono avvenuto negli anni. E l'obiettivo della fondazione, non solo Cannavaro Ferrara, ma come di tante altre, è proprio di cercare di recuperare queste aree che possono sembrare dei semplici campi di calcio, ma invece
sono aree dove i ragazzi possono socializzare, divertirsi e condividere magari una passione che, diciamo, coinvolge un po' tutto il territorio, anche tutto il paese Italia, visto che siamo un popolo che vive di calcio. Quindi io non penso è solo un semplice campo di calcio, ma è molto di più. Noi siamo cresciuti così, era l'oasi felice all'interno sempre di magari situazioni abbastanza complesse. Sappiamo un po' le difficoltà dei nostri territori, e aver un'oasi, chiamiamola così, di pace, con uno sfogo esterno che è un campo da calcio, non è poco. Noi non abbiamo la presunzione di dire le cose si fanno grazie a noi. Noi siamo solo la faccia di un movimento che ha alle nostre spalle, che è enorme. E abbiamo tante persone che ci sostengono da tanti anni, abbiamo tanti sponsor, abbiamo le istituzioni che non vedono l'ora di poter partecipare con noi e dare vita a un qualcosa come la situazione di oggi. Quindi noi siamo anche la dimostrazione che si può. Noi abbiamo intrapreso vite, io, Fabio e Ciro, che ci hanno reso delle persone felici, abbiamo realizzato i nostri sogni, ma non ci siamo mai dimenticati comunque da dove veniamo e come siamo cresciuti. Anche grazie al calcio abbiamo trovato una strada alternativa, e questo non lo dimentichiamo e proviamo a portarlo comunque all'interno di qualsiasi struttura che ha bisogno. Logicamente non è semplice, il lavoro è tanto, però noi siamo 18 anni che ci difendiamo bene. Non solo Cannavaro, ma anche Ciro Ferrara. Noi siamo onorati oggi di essere qui in questo luogo. Vogliamo ringraziare Don Domenico, che comunque ci ha coinvolto in questo progetto insieme ad altre persone, ad altre associazioni, a tante persone che comunque vogliono stare vicino a questi ragazzi. Questo è un luogo di aggregazione che oggi probabilmente inaugureremo e che sarà un bellissimo modo per tenere tantissimi ragazzi, quanti ne vedo veramente tanti, poter stare qui, condividere le loro emozioni, le loro esperienze, e farlo anche attraverso l'attività sportiva. Quindi, a nome della Fondazione Cannavaro Ferrara, poi dopo parleranno anche Fabio e Paolo ovviamente, ci tenevamo in modo particolare a essere qui presenti oggi. Penso che sia una giornata importante per Traversa, e insomma noi abbiamo cercato, non come singoli individui, ma con la nostra fondazione, che è fatta di persone, è fatta di donatori, è fatta di gente che ci sta continuamente vicini, e avevamo promesso questo Natale scorso di adoperarci per questo progetto, e questo progetto è nato, siamo veramente felici e orgogliosi. E per finire, ma non per ultimo, no, per chiudere il racconto di questo bellissimo evento, c'era anche il nostro vescovo che ha benedetto il campetto ad Otto, dove i ragazzi della parrocchia di Santa Maria Nuova, ma non solo, credo un po' tutti i ragazzi di Aversa, delle periferie aversane, potranno trovare uno spazio di condivisione e di gioco nelle nostre città, che spesso, insomma, non hanno questi spazi per la socialità dei nostri ragazzi. Il momento dell'inaugurazione di questo spazio della parrocchia di Santa Maria la Nova, dedicato alle attività sportive, è uno spazio che invita tutti a vivere insieme, perché lo sport è fatto di vita comune, di vita che condivide una fatica, uno sforzo, una squadra che lavora insieme, un'attività che permette alle persone di ritrovarsi, di essere in amicizia, di essere anche corresponsabili. Corresponsabili, possiamo dire, del risultato che la squadra vuole raggiungere, del traguardo che la squadra vuole raggiungere, corresponsabile poi anche della struttura, perché qui è davvero qualcosa che è della comunità, e sentendosi parte viva di questa comunità sentiamo di educarci tutti all'attenzione al bene comune, alla vita di tutti coloro che con noi partecipano dello stesso cammino. Benissimo, abbiamo provato anche a capire che cosa è successo in questa parrocchia di Santa Maria la Nova, quando insieme si mettono le associazioni, la chiesa, perché no anche la comunità civile. Spesso ci lamentiamo dei giovani, abbiamo visto anche questa settimana un ennesimo
atto indefinibile quasi, no? Che questi ragazzi per i loro giochi, per le loro sfide, poi alla fine hanno travolto un'auto, è morto un bambino, cioè tragedie. E questi ragazzi sempre più annoiati, sempre a trovarsi delle cose da fare che a volte sono proprio fuori da ogni logica. E intanto noi però non ci vogliamo chiedere che cosa facciamo realmente per questi ragazzi, se gli mettiamo spazi e luoghi a disposizione. Poi magari, per carità, chi la testa ce l'ha un po' così leggera continuerà a fare le sue cose, ma ci sono tanti ragazzi che sicuramente, se hanno delle opportunità, quelle opportunità le colgono e danno anche un cambio di rotta alla loro vita. Detto ciò, ci salutiamo, noi ci vediamo come sempre domani mattina alle 10 per la messa da San Pio X, vi auguro un buon fine settimana. Approfondiamo insieme le notizie del giorno per capire che cosa accade nella nostra regione. Ist der Platz noch frei? Danke. Oh, komm. Okay, dann viel Spaß, Kinder. Einfach so. Entschuldigen Sie bitte. Ich sollte ganz kurz für kleine Jungs. Könnten Sie vielleicht in der Zwischenzeit auf meine Tasche aufpassen? Ja, mach ich. Lieben Dank. Sicher! Sani! Wo bleibt der Sani?
Bosch in the Kern. Verdammt!